Omicidio volontario e violenza sessuale sono queste le accuse per il cittadino romeno cinquantenne residente da tempo in Italia, arrestato dai carabinieri e il nucleo investigativo del Comando Provinciale di Perugia con il supporto dell'arma di Città di Castello per l'episodio relativo alla morte della settantenne tedesca Mariel Söt, residente da molti anni nell'alta valle Tiberina. Il fatto è accaduto alla fine del 2022. La donna lo scorso primo dicembre è stata rinvenuta a cadavere all'interno della propria abitazione dei carabinieri di Citerna, allertati da una sua amica preoccupata del fatto che tutti i tentativi di contattarla fossero stati vani. La donna era stata trovata riversa a terra nella camera da letto con evidenti tracce di una brutale aggressione anche di tipo sessuale. Le indagini hanno permesso di riscontrare che ci fosse un rapporto di conoscenza tra la vittima e l'omicida, come viene riportato in una nota ufficiale. Questa ipotesi ha ritrovato dunque riscontro grazie a verifiche documentali, escursioni di soggetti vicini alla vittima, anche per rapporti di tipo economico. Gli investigatori hanno progressivamente così ristretto il campo delle ipotesi plausibili. È risultato infatti che l'uomo avesse con la vittima una conoscenza risalente, ancorché per lunghi periodi la frequentazione con la stessa fosse risultata assolutamente saltuaria. Le tracce biologiche ripartate sul corpo della donna hanno fatto emergere una corrispondenza con l'arrestato. Rafforzando la tesi investigativa secondo la quale lo stesso, conosciuto dalla vittima, sarebbe entrato nell'appartamento con il suo consenso e l'esito della violenta aggressione anche di natura sessuale ne avrebbe cagionato la morte. Il negato è stato condotto nella casa circondariale di Perugia Capanne per essere sottoposto all'interrogatorio da parte del GIP di Perugia. La Giunta regionale dell'Umbria ha adottato il documento di economia e finanza regionale 2024, grazie alle azioni regionali, nonostante le previsioni globali di peggioramento della situazione economica proprio per il 2024 si prefigura un'ulteriore crescita del PIL anche nel 2023 e una sostanziale tenuta nel 2024, mantenendo così quell'inversione di tendenza che si è registrata nell'ultimo triennio rispetto al passato. Un'inversione che è confermata dai risultati del periodo 2021-2023, per ciò che concerne, fa sapere la Regione tutti i principali indicatori economici, crescita del PIL, ma anche export, investimenti, occupazione e performance delle imprese. Le azioni individuate dalla Giunta regionale tendono a consolidare il posizionamento dell'Umbria, che vede oggi la Regione competitiva e attrattiva, meta turistica, terra dove studiare, lavorare, fare impresa, investire e vivere. Sempre in una nota ufficiale dell'Ente regionale si riporta che, oltre al citato miglioramento di tutti i principali quali Indicatori economici. Dal punto di vista demografico, accanto ai saldi naturali storicamente negativi, c'è l'eccellente dato dell'attrattività residenziale del 2022, oltre 2.000 nuovi residenti in Umbria. Il DEFRA prevede 10 macro aree di interventi, e nello specifico obiettivi socio-economici, infrastrutture ed opere pubbliche, aeroporto internazionale dell'Umbria, supporto alle inondazioni e al lavoro, anche ricostruzione Sisma, in Umbria, 2016, turismo, il in eventi, posti di lavoro, sociale, famiglia e disabilità, disabilità, sanità, vuoto, piano rifiuto, il piano, piano energetico, energetico ambientale, ambientale il nuovo centro turistico regionale un progetto Monte Turi documento, documento dopo di novembre giugno giugno sarà 2023 sarà discusso e votato del 2023. 2023 gennaio 2024 gli avviamenti al lavoro programmati sono invece 15000 più 4,8% in linea con l'economia italiana anche quella umbra subisce un rallentamento in particolar modo nel settore manifatturiero spingono invece i servizi a cominciare dal commercio mentre è decollato definitivamente il turismo. Tornando alle assunzioni programmate in Umbria, in dettaglio solo il 28% sono contratti stabili, il 72% infatti sono a termine, gli avviamenti al lavoro si concentrano per il 62% nel settore dei servizi e per il 65% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. In 57 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare profili desiderati e interessano giovani con meno di 30 anni per una quota pari al 37%. Per una quota pari al 21% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Accogliamo con estremo favore l'approvazione dello schema di convenzione quadro sull'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati da parte della giunta regionale su impulso dell'assessore regionale Michele Fioroni che dovrà ora essere condiviso e siglato da Arpa Lumbria, centrali cooperative e associazioni datoriali organizzazioni sindacali e altri enti di rappresentanza delle persone con disabilità, a dichiararlo è il presidente di Conf Cooperative Umbria, Carlo Di Somma, che sottolinea la portata storica per la cooperazione sociale di questo momento che come Conf Cooperative perseguivamo da molti anni ed oggi si avviene un percorso di concretezza. La Convenzione ha lo scopo di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la realizzazione di programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso cooperative sociali di tipo B, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle cooperative sociali, promuovendo commesse il cui valore copra il costo di un'assunzione a tempo pieno. Si è tenuta venerdì sera l'Assemblea cittadina per illustrare le fasi del progetto Pinca 2 alla presenza degli assessori del comune di Perugia, Margherita Scoccia e Otello Numerini, e delle dirigente dell'area opere pubbliche, Fabio Zepparelli. L'Assemblea, molto partecipata, è stata voluta dall'amministrazione comunale per informare la comunità pontegiana dei due progetti Pinca dal valore complessivo di 30 milioni di euro che puntano a ridisegnare il volto della frazione di Ponte San Giovanni. Esso è diviso in due parti, il primo relativo a interventi di carattere edilizio urbanistico nell'area ex Palazzetti, il secondo invece che riguarda tutta una serie di interventi all'interno del quartiere di Ponte San Giovanni, interventi che hanno come fulcro centrale l'asse delle centralità, voglio dire via Cestellini, via della Scuola e l'area del parcheggio e del mercato, interventi sulle aree verdi, interventi sulla scuola, interventi sul CVA, e per la mobilità dolce, quindi piste ciclo, pedonali e. Ehm, pedonali finalizzate appunto a riconnettere tutti questi luoghi pubblici e spazi pubblici. I lavori che sono partiti sono quelli della pista ciclabile all'interno del parco grande e quelli relativi al alla marciapiede che conduce verso l'ipogeo dei volumi. Anche sugli immobili ATER sono, avviati, sono iniziati i lavori, altri ne partiranno e quello che noi abbiamo fatto abbiamo cercato di organizzarli e coordinarli in maniera tale da alleviare quanto più possibile il disagio futuro per la cittadinanza. La vasta gamma di potenziali applicazioni dell'intelligenza artificiale, che è oggetto di grande attenzione negli ultimi mesi, è il tema affrontato nell'incontro organizzato da Umbria Digital Innovation Hub in collaborazione con Umbria Business School e Confindustria Umbria, Chat GPT, applicazioni e opportunità per le imprese. Nel corso dei lavori sono state fornite dimostrazioni pratiche per aiutare le aziende a utilizzare e a trarre beneficio da questo strumento nello svolgimento della propria attività, a partecipare alle la presidente e il direttore di Umbria Digital Innovation Hub Alessandro Tomassini e Luca Angelini, il direttore generale di Confindustria Umbria Simone Cassoli, il direttore di Sistemi Informativi Confindustria Umbria Fabio Casali, la chiusura dei lavori è affidata all'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni. Diciamo che l'incontro di oggi dà il là ad una serie di momenti di confronto che apriranno indubbiamente la strada a diverse analisi nelle nostre aziende. Eh, sono dei percorsi questi che aiuteranno ad agevolare molto il lavoro in azienda, faciliteranno la ripetibilità dei nostri lavori ma anche l'interazione e la diffusione dei nostri, ehm, dei nostri concetti, delle, delle azioni che facciamo quotidianamente verso la nostra clientela e stakeholder. Eh, ChatGPT eh, per noi questo è un primo, un primo incontro che dovrà dettarci un po' le linee per il prossimo futuro ma siamo convinti che eh, questi siano argomenti di frontiera, quindi noi crediamo sia proprio un, eh, un po' una corsa al nuovo Ovest, quindi eh, il, eh, cercare di raggiungere no, il nuovo Eldorado, ma soprattutto in maniera concreta con attività legate alla digitalizzazione che dovranno agevolare moltissimo le nostre imprese. Al professor Fausto Roila, direttore della struttura complessa di oncologia medica e professore ordinario di oncologia medica, è stato conferito dal sindaco di Perugia Andrea Romizzi il Baiocco d'oro. L'onorificenza è riservata dalla città a personalità di particolare rilievo e a cittadini che si siano distinti nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dello sport o per particolari imprese, dando prestigio alla comunità. Con una professionalità e pregevoli qualità umane, reca la motivazione del riconoscimento comunale, ha saputo creare uno straordinario e costruttivo rapporto con i suoi collaboratori, ma anche e soprattutto con i suoi pazienti e i loro familiari. Il conferimento è stato voluto dall'amministrazione. Anche per gli importanti scenari per la ricerca e lo studio di farmaci che il professor Roila porta avanti. La struttura complessa di oncologia medica è stata accreditata da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche di fase 1. Sono onorato del riconoscimento ricevuto, dichiara Roila, questo premio è dedicato a chi come me si impegna tutta la vita allo studio e all'assistenza dei malati. Ho sempre difeso il Servizio Sanitario Nazionale nell'interesse del paziente, di tutti i pazienti che per me sono uguali. Il Servizio Sanitario Nazionale, continua Roila, deve mettere al centro il paziente e prenderlo per mano. Questo deve essere il punto centrale valoriale della governance e dell'organizzazione oggi ancora di più, visti i cambiamenti nel Servizio Sanitario Nazionale. Grande stima, ha dichiarato il sindaco Romizzi, e profonda gratitudine mia e di tutta la comunità perugina al perugino Roila, medico del popolo, per i tanti meriti e l'etica professionale che ha sempre difeso e posto alla base del suo lavoro, per l'impegno di una carriera infaticabile sempre rivolta alla qualità della vita dei pazienti. Accogliamo con estremo favore l'approvazione dello schema di convenzione quadro sull'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati da parte della giunta regionale, su impulso dell'assessore regionale Michele Fioroni, che dovrà ora essere condiviso e siglato da ARPA l'Umbria, centrali cooperative, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e altri enti di rappresentanza delle persone con disabilità, a dichiararlo il presidente di Conf Cooperative Umbria, Carlo Di Somma che sottolinea la portata storica per la cooperazione sociale di questo momento, che come conf cooperative perseguivamo da molti anni ed oggi si avviene un percorso di concretezza. La Convenzione ha lo scopo di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato mediante la realizzazione di programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso cooperative sociali di tipo B, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle cooperative sociali, promuovendo commesse il cui valore copra il costo di un'assunzione a tempo pieno. Un posto nel carrello della spesa per chi si trova anche solo momentaneamente in difficoltà. È la giornata della colletta alimentare indetta dall'associazione Banco Alimentare Onlus che si è svolta sabato e alla quale ha partecipato come ogni anno anche l'Ordine di Malta che in Umbria sostiene oltre 500 persone tra anziani, persone sole e famiglie. L'ordine si mette al servizio anche del Banco Alimentare, oltre a tutte le attività istituzionali nostre, ormai pluricentenarie, quasi millenarie, eh, mi viene da dire, e lo fa tramite i propri volontari, quindi presidiando punti vendita. Che per quanto riguarda la delegazione Umbria ovviamente sono distribuiti su tutto il territorio regionale, e, eh, presidiando i supermercati e facendo l'attività di comunicazione con le persone, di raccolta dei, dei beni che le persone decidono di donare, partecipando appunto alla colletta alimentare, riscatolando i materiali, eh, rendicontandoli, eh, portandoli al banco alimentare in questo caso eh, per poi la successiva distribuzione a eh, a chi ne ha bisogno. I volontari e le volontarie della delegazione del CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine hanno accolto i clienti all'ingresso di alcuni supermercati a Perugia, Magione, Spoleto, Acquasparta e Terni, consegnando loro la busta arancione del banco alimentare, dove chi voleva poteva aggiungere alla propria spesa qualcosa anche per chi non può permettersi di comprarlo che purtroppo sono eh, sempre molto numerose le persone che hanno bisogno di, di, di assistenza, di supporto, di, di aiuti materiali e non solo. Dalle 8.30 del mattino fino a sera, i 77 volontari e volontarie in servizio hanno raccolto complessivamente 3.728,5 kg di generi alimentari, tra olio, pomodoro, legumi, carne, tonno in scatola e alimenti per l'infanzia, che sono stati imballati e consegnati al banco alimentare per essere poi ridistribuiti prontamente a coloro che ne hanno bisogno. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ogni anno vengono promosse iniziative culturali per sensibilizzare ed informare i cittadini e le cittadine e per contrastare la violenza di genere. Quest'anno il Comune di Terni dichiarano le assessore al welfare Viviana Altamura e al commercio Stefania Renzi. Ha promosso per il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, l'individuazione tramite manifestazione di interesse di esercizi commerciali che desiderano esporre nelle loro vetrine dal 20 al 30 novembre il numero antiviolenza nazionale 1522 e un elemento di colore arancione, legato anche alla propria categoria merceologica. Tutto per sostenere la campagna di sensibilizzazione. La partecipazione dovrà essere manifestata attraverso apposita comunicazione da trasmettere alla PEC comune.terni postacert.umbria.it. Tutte le informazioni sul sito istituzionale del comune di Terni. Nel fine settimana si è tenuta la rassegna dedicata ai film horror italiani Narnia Terror Night 2023. Si tratta della decima edizione ospitata al cinema Mario Monicelli di Narni. L'idea del Narnia Terror Night nacque nel lontano 2014 quando stavo presentando il mio primo film Circondato dalle Tenebre. e L'idea è stata quando ho fatto la replica al cinema Mario Moncelli di Narnia di presentare altri cortometraggi che in quel periodo stavano andando forte altri, da altri registi di tutta Italia. Infatti, presentammo Ede, ma di Francesco Mirabelli di Agrigento che stava facendo il giro del mondo e idem The Pyramid di quel film prodotto Alex Visani che anche quello stava facendo il giro del mondo e ha continuato a farlo anche dopo Ma Sicuramente fa malissimo perché è un pareggio che sa di sconfitta però dobbiamo anche prenderci delle volte queste cose che ci faranno crescere sicuramente Dispiace, eh, dovevamo chiudere forse prima la partita, però sapevamo che non era un campo facile e dobbiamo ormai prenderci questo risultato e da lunedì ripartire a testa alta per, eh, per ritornare alla vittoria in casa contro la Cararese. Ma è mancata forse un po' di attenzione nelle ultime palle native, che già eh, qualche Qualche palla prima avevamo rischiato qualcosa e purtroppo nell'ultima palla l'abbiamo pagata a caro prezzo. Sapevamo che loro erano bravi su queste, su queste situazioni e purtroppo abbiamo preso il gol del pareggio allo scadere. Diciamo. Ma i cambi non c'entrano niente perché i miei compagni sono entrati tutti con la voglia di vincere, quindi sicuramente non è, non è una cosa da, da valutare. Sicuramente sappiamo che sabato arriva la Carrarese che è un'altra squadra importante, però noi dobbiamo solo pensare a noi stessi, a pensare a lavorare bene e, e niente, pensare a riportare subito il Perugia alla vittoria. Per le ferre e le distanze in classifica parlano chiaro, serviranno molti punti prima della sosta di Natale, possibilmente vittorie contro le ipotetiche dirette avversarie. Roberto Breda studia varianti tattiche e in alcune scelte, come il collega Eugenio Corini, tecnico del Palermo, prossimo avversario domenica liberati con fischio d'inizio alle 16.15. Statistiche e ricorsi storici sembrano rendere fondamentale per i rossoverdi non presentarsi in apnea al girone di ritorno e al calciomercato di gennaio. Il calendario di questo fine 2023, dopo la gara con il Palermo, prevede quella di costruire, lo scontro diretto in casa con la Feralpi Salò, la doppia trasferta Lecco prima e Parma poi e la gara interna con il Pisa. La salvezza diretta a 6 lunghezze vedi Brescia con una gara in meno e Sampdoria che sembra però aver trovato la marcia giusta e potrebbe essere solo di passaggio nella zona pericolosa. I playoff sono a 5 punti vedi Lecco e Ascoli con una gara da recuperare per la prima, la seconda invece più in difficoltà. È una B come sempre strana e dunque fermo restando l'obbligo di marciare a una media praticamente doppia rispetto a quella finora conseguita Ogni tabella nell'immediato rischia di essere smentita. Lo stesso Roberto Breda, fin dal giorno della sua presentazione, ha sottolineato: dobbiamo concentrarci sulla partita che andiamo ad affrontare di volta in volta, ma anche sulla crescita individuale e della squadra. La sosta e il test con il Frosinone sono senza dubbio stati utili al tecnico, che alla ripresa degli allenamenti a porte chiuse inizierà a plasmare tattiche 11 da opporre al Palermo: saranno ancora assenti Raimondo e Ptia, impegnati con le rispettive nazionali. Vanno seguiti soprattutto Celli e Lucchesi, che la scorsa settimana hanno lavorato a parte e sabato non sono scesi in campo. Per le ferre le distanze in classifica parlano chiaro, serviranno molti punti prima della sosta di Natale possibilmente vittorie contro le ipotetiche dirette avversarie. Roberto Breda studia varianti tattiche e in alcune scelte come il collega Eugenio Corini, tecnico del Palermo, prossimo avversario domenica liberati con fischio d'inizio alle 16:15. Statistiche e ricorsi storici sembrano rendere fondamentale per i rossoverdi non presentarsi in apnea al Girone di ritorno e al calciomercato di gennaio. Il calendario di questo fine 2023 dopo la gara con il Palermo prevede quella di presenza lo scontro diretto in casa con la Feralpi-Salò, la doppia trasferta Lecco prima e Parma poi e la gara interna con il Pisa, la salvezza diretta a 6 lunghezze vedi Brescia con una gara in meno e Sampdoria che sembra però aver trovato la marcia giusta e potrebbe essere solo di passaggio nella zona pericolosa, i playoff sono a 5 punti vedi Lecco e Ascoli con una gara da recuperare per la prima, la seconda invece più in difficoltà, è una B come sempre strana e dunque fermo restando l'obbligo di marciare a una media praticamente doppia rispetto a quella finora conseguita. Ogni tabella nell'immediato rischia di essere smentita. Lo stesso Roberto Breda, fin dal giorno della sua presentazione, ha sottolineato dobbiamo concentrarci sulla partita che andiamo ad affrontare di volta in volta, ma anche sulla crescita individuale e della squadra. La sosta e il test con il Frosinone sono senza dubbio stati utili al tecnico, che alla ripresa degli allenamenti a porte chiuse inizierà a plasmare tattiche 11 da opporre al Palermo. Saranno ancora assenti Raimondo e Ptia, impegnati con le rispettive nazionali. Vanno seguiti soprattutto Celli e Lucchesi, che la scorsa settimana hanno lavorato a parte e sabato non sono scesi in campo. Significa che, la squadra, significa che, significa, significa che si sta facendo fatica a giocare in una certa in maniera. Significa, significa è quello che avevo visto una settimana, non l'ho visto, e significa che sono intervenuto, punto, basta, tante chiacchiere stanno a zero euro. Però sono, sono cose, sono numeri, però io dico che non stavamo facendo bene, eravamo lunghi, e si faceva fatica a interpretare quello che volevamo fare noi. E uno non è che può stare lì, a... anche perché loro sono bravi a uscire, fanno palleggio, sanno giocare a calcio e ci hanno messo anche in difficoltà. E io non potevo stare lì a vedere le cose, anche se è una cosa una mossa antipatica, anche se un ragazzo ci rimette. Però noi siamo qui a lavorare per Gubbio tutto qui. Grande spettacolo al pala Barton e vittoria in rimonta per la Sir Perugia che va sotto di due set contro un'ottima gas sales blue energy Piacenza, guidata in panchina dall'ex coach bianco-nero Andrea Anastasi. Poi risale punto a punto e vince al tie-break. Per due set Piacenza è inarrestabile, le alme micidiali in attacco e il muro ospite fa la voce grossa. Dal terzo parziale, l'inerzia cambia: i padroni di casa, spinti dal supporto incessante dei 3.609 tifosi presenti. Ieri sugli spalti salgono di giri in attacco con Herrera in campo per Bentara e mettono in gioco una fase break completamente diversa. Il quarto set è un tumulto di emozioni e lo decide: ai vantaggi, un muro di flavio. Nel quinto parziale, i bianconeri si ritrovano di nuovo ad inseguire in avvio. Poi avanti, poi di nuovo sotto. Piacenza ha tre match point, ma Perugia non ci sta a perdere e trova con Solè il guizzo decisivo con due muri consecutivi che fanno esplodere il Palabarton. Proprio Solè è l'MVP della partita. Il centrale argentino di passaporto italiano chiude con 11 punti e 4 muri. Semeniuk ne mette a terra 19 dando sicurezza ai compagni. Finiscono in doppia cifra anche Herrera, 16 punti con il 68% in attacco, Plotnitsky con 14% palloni vincenti e Flavio 10 punti. A guidare in campo la squadra la regia di Simone Giannelli che mette a segno anche 5 punti e una leadership importante nelle fasi più delicate e la sicurezza in seconda linea di Max Colaci con il 45% in ricezioni. Vincere per la seconda volta in un anno una partita così da sotto 2-0 dove insomma per i primi 2-7 non siamo riusciti a entrare in partita per demerito nostro sicuro e per merito anche loro perché sono una grande squadra uh, bisogna un po' analizzare questa cosa perché secondo me uh, a volte lasciamo un po' troppo gli avversari all'inizio della partita e, e questo va migliorato perché comunque i primi due senza non abbiamo visto palla quindi uh, dobbiamo cercare di capire un po' meglio come entrare più aggressivi nel match poi ovviamente c'è la seconda parte della partita sono molto contento perché dimostra il fatto che che siamo presenti in campo, che, che giochiamo. Ringrazio il pubblico perché so che non è facile quando la tua squadra gioca in casa e parte così e loro invece continuano a tifare. Quindi, non è una cosa scontata. E bisogna ringraziarli perché ci danno supporto giusto. E poi, dopo il tebre, break è il terzo di quest'anno, penso così. Sono que son questioni di due palloni, no? Perché poi si parla tanto di che squadra è incredibile, però sono. Due palloni che Seba Murato ha fatto bene, quindi bravo lui, bravi tutti a restare! Bravo chi è entrato in campo con i cambi. E niente, c'è da migliorare, una straordinaria bartuccini forti infissi Perugia in fila l'ottavo sigillo, superando anche Messina. Una vittoria netta un 3-0 conquistato in terra sicura per le magliette nere che hanno rischiato di complicarsi la vita nel secondo set, compro una difesa impenetrabile delle Messinesi. A fare la differenza è stata la schiacciatrice Gaia Traballi, nonché la preparazione delle ombre che hanno contenuto al meglio le attacchi siciliane. È stata una partita come ce l'aspettavamo: un 3-0. Bugiardo, eh, nel punteggio poi si vede anche nell'andamento dei set. No? Eh, Messina è una squadra costruita per fare molto bene come noi come tante altre squadre che vogliono fare questo, questo salto e quindi ci aspettavamo una lotta e così è stato, una lotta nel gioco, nella qualità di quello che abbiamo fatto sia noi che loro, nell'atteggiamento, nell'energia, in tutto quello che eh, ci porta a fare una partita e quindi penso che la cosa bella sia al di là del risultato che ovviamente... Ci dà molto, eh, sia aver giocato e lottato contro una squadra forte, a lungo e anche in un momento molto nero, nel secondo set, le ragazze sono state brave a, a trovare la forza e la qualità del gioco per, per provare a riavvicinarsi e a tenere la partita viva. Abbiamo vinto per due palloni, quindi la differenza è stata poca, però è stato un bel segnale secondo me per noi. E penso che l'inizio del terzo sia stata la conseguenza della fine del secondo. Io credo che, al di là delle singole, che sicuramente sono ragazze che hanno ottima qualità no? per quello che hanno fatto, per quello che possono ancora fare, eh, le squadre le fanno i giocatori e i giocatori fanno le squadre. Uh, ad oggi si è riusciti a trovare un'alchimia finora vincente, che sta esaltando tutte le qualità di tutte le ragazze che abbiamo perché quello che voi vedete la domenica è solamente la conseguenza del lavoro che facciamo noi, come Messina, come tutte le altre. E io sono orgoglioso di allenare queste ragazze perché dal primo giorno hanno avuto una disponibilità veramente incondizionata e credo che la differenza la faccia questo. Tre pari per le tre formazioni umbre impegnate nel girone di Serie D nella dodicesima giornata. Un buon punto è quello che conquista l'Orvietana sul difficile campo del Borgo. La formazione di Fiorucci va sotto contro i Toscani, poi però trova la forza di rimontare con il solito Marsili, sempre più decisivo nel reparto avanzato. Un buon punto lo conquista anche il Trestino al Casini davanti al pubblico di casa. Contro il Tau Alto Pascio, formazione quotata che sta facendo forse il miglior calcio della categoria. I toscani vanno avanti con una perla di Antoni, nella ripresa poi una magia di Dinolfo vale l'1-1 per i bianconeri di Ciampelli. Pareggia anche il Sansepolcro ed è un buon punto anche in questo caso perché è conquistato lontano dal Buitoni su un campo difficile come quello di Poggi Bonsi. Un punto che consente al Sansepolcro di muovere la classifica e salire al quint'ultimo posto. Alla CF Foligno basta un pari per mantenere la vette e le tre lunghezze di distacco sull'Angelana. La capolista viene infatti fermata sullo 0-0 dalla città di Castello con qualche recriminazione per un rigore non concesso nel finale. Pareggia però anche l'Angelana. Raggiunta al 94esimo dal Pierantonio. L'1-1 finale consente di mantenere dunque le tre lunghezze di distacco. Ma attenzione perché dietro al terzo posto si avvicina il Terni FC, ora ad un solo punto dall'Angelana. Merito del settimo risultato utile di fila conquistato dalla formazione di Borrello, che batte 2-1 in piano recupero su rigore il Branca. Continua a mietere successi anche il Castiglione del Lago, che batte anche l'anestoro Nestor 2-1 e si consolida al quarto posto con 18 punti dopo le prime 11 giornate. Vince anche l'Hellard. È un successo netto 3-1 in casa del Tavernelle, perde invece ancora la BMG quarta sconfitta di fila per la formazione di Gianfranco Ciccone, battuta 1-0 dal Ponte Valle Ceppi in quello che sarà l'antipasso della finale di Coppa in programma mercoledì 6 dicembre. Reti bianche invece fra Lama e Narnese con il classico punto che muove la classifica, mentre pesa e come la sconfitta dello Spoleto in casa dell'Olimpia Tirus, successo determinante per la formazione di Sugoni che abbandona nelle ultime posizioni, mentre lo spoleto scivola al penultimo posto ed ora inizia a scricchiolare la panchina di Francesco Raggi. Sabato 18 novembre si è svolto a Napoli il torneo internazionale di calcio da tavolo valevole per il ranking mondiale. Bellissima vittoria del solito Cesare Santanicchia nella categoria Veteran. Il perugino, campione italiano in carica, ha vinto tutte le sette partite, totalizzando 37 gol e subendone soltanto 12. La finale combattutissima ha visto prevalere il giocatore perugino sull'attuale campione del mondo Gianfranco Calonico di Sanremo. Da quando Santa Nicchia milita nella squadra di Reggio Emilia, ha disputato cinque tornei e ne ha vinti quattro, sia nella categoria subbuteo tradizionale che nel calcio da tavolo. Il prossimo appuntamento sarà quello con i Guerine di Subbuteo il 4 dicembre.